Caro Armando, benvenuto anche oggi. Ciao, come stai? Sai, io ti saluto sempre all'inizio perché è un piacere vederti, un piacere salutarti, è un piacere raccontare quello che tu hai scritto in questo libro straordinario. Grazie. Che raccoglie 600 ricette tipiche del Veneto. Grazie. E allora, come si fa a partire senza darti la mano, grazie, salutarti, grazie, coinvolgerti, grazie, in questo, grazie, perché grazie, altrimenti diventa una lettura così un po' fredda. Un po' fredda. Sì, vero. Invece vero, vero, con te raccontare una ricetta, grazie, è grazie, veramente bello. Oggi abbiamo però una ricetta che bisognerebbe parlare molto. Sì, ma noi oggi siamo brevi. No, perché l'ana era muta. Sì, no? No, parla. No. Cari amiche, buongiorno anche a voi. E quindi il piatto di questa, di questo giorno, di questa mattina, cos'è? Anera muta al prosecco, muta perché veramente è muta, non parla. Voi credete che noi, io e Bruno scherziamo, no? Ma è vero, è quelle non parlanti. Dopo è Anna è quella che fa, che parla, ma che hanno è buone come queste qua. Queste mute, muto, nel suo muto mantengono dentro tutto il suo sapore organolettico, che è meraviglioso. Quindi si trova in questo periodo che si trova proprio anche nei nostri non neanche allevamenti, si trova piuttosto nei prati, è vero fora, quel che disse Armando, sì, è verissimo, perché voi altri immaginate un'anera normale, da sì, mattina sì, a sera, vero? Sì, che la butta fuori a tutti, invece un'anera muta che la sta là, che non la dice niente, che la magna, la tiene dentro tiene le bontà, la salute, ecco, sì, tu, e noi altri, e dopo la si sfoga, caro Bruno, quando la cucina, la tia cucina, e ora la speriamo che non essere degli animalisti, perché ecco, sì, perché però noi altri vogliamo bene anche gli animalisti, sì, no, sì, io volevo dire ai animali no, bene, io volevo bene, animalisti anche, sì, senz'altro, sì. Bene, gli ingredienti per questa, per quest'anitra muta a vin prosecco, quindi vin muta a vin prosecco, pensi che questa qua la cucina e la imbriaghen su dentro nel vin prosecco, che cosa felice che mi dà pai nostri papi degustative dopo. E allora gli ingredienti sono questi: un'anetra muta dal peso di 2,5 kg, perché di solito è ben pesanti queste anare. Se cioè una da 3,5 kg, sì, dite noi sempre altri. Pronti, no, Adi, sempre pronti. Chissà che ogni volta non arriva questo invito. Non si sa mai. Mai dire mai. Una carota, una cipolla, due gambi di sedano, un rosmarino, un ramoscello di rosmarino e tre fogliette di salvia, 3-4 foglie di salvia, e dopo mezzo litro di vin bianco prosecco, ovviamente. E se per caso gavemo via, perché tanti mi picca la ua ne spago come chi fa fregona col torchiato, gli picca il prosecco e dopo gli fa venire il prosecco appassito. Ah. Allora vai, devi fregare un raspo, magari se hai qualche conoscenza di questo prosecco, chi che fa ste robe. Sì, Armando dice sì, a fregarlo, sì, domandandolo ovviamente, sì. E quindi là perché si chiama fregona. Sì, fregona. E là recuperate tutti i chicchi. Se non ci sono, se non potete fare questo, è facoltativo, non occorre, per aggiungere qualcosa di più felice in tavola. 5 cucchiai di olio extravergine d'oliva e la poenta, che non lo dico perché vado a farla, quindi poenta, sal e pepero. Allora, c'è l'anera, precedentemente l'avrei pulita, la lavai lavata, tira via tutte le pelurie che ha, tutto quello che c'è, e quindi prende questa anera, che mette dentro praticamente che mette la parte, diciamo, una parte di rosmarin nel stomaco, un po' di salvia, la cipolla, un po' di cipolla, un po' di sedano, un po' di tutte queste verdure che vedete, un po' dentro nello stomaco. Bisogna imbottirla, sì, freddo. Sì, che la ciappa freddo. Sì. Dentro ovviamente che mette un po' di sal grosso e un po' di pepero. Ecco, sempre sal grosso. Sì, sal grosso qua. Sì. E poi i rimanenti degli ingredienti, degli aromi, li mette per fuori della teccia, perché c'è una teccia del giusto misura che vada in forno. E senti, il sal grosso, scusa se ti interrompo, ma mi viene
Così, sa il grosso, quello bianco o quello sì. rosé? No, questo è quello bianco, il caratteristico bianco. Nostro. Sì. E se anche a questo modo che ti dici che potrebbe andare bene, però abbiamo anche l'abitudine di sapere il dosaggio, perché ogni sale, diciamo, uno è abituato che un sale sale di più, uno sale certo, meno. Certo. Quindi se uno è abituato a un certo sale, va avanti con quello perché dà la misura giusta del salato, che è importante. Comunque sale bianco naturale. Sì, sempre quello. E ovviamente questa si può essere cotta sia in forno e sia in casseruola. Quindi va messa su una teglia da forno, su una casseruola, con tutti come il resto degli ingredienti, che mette l'olio, no? Salate con sale grosso e un po' di pepe anche fuori dall'anitra. E quindi se è in forno la mettete dentro il forno a 180 gradi per 10 minuti e dopodiché abbassate la temperatura e continuate la cottura per un'ora e mezza a fuoco a 150-160 gradi e ogni tanto devi imbriagare su del vin prosecco che ha bisogno, perché così viene fuori un bel sughetto che si fa molto bene. Se invece, manco per farla soffrire manco. Sì, manco, vero. E dopo cosa fate? Se invece la fai in teccia, allora va messo tutto l'olio eccetera, in teccia a fuoco molto basso, la rosolia pian pianino, ambo le parti, ogni tanto gli dai un occhio, la bagni col vin bianco, se dopo il vin bianco non ve basta, gli non te ne atrofia, metti che l'anara la sia un po' dura di cottura, e la potete pian, la deve venire tenera, quasi cotta, che è un'oretta e mezza, la togliete, ovviamente la tagliate a pezzi, a ottavi, a decimi, come che sia a grandezza, e nel frattempo passate tutto il sugo di cottura che si è fatto, che si è ben densa, e da là vi mettete dentro tutti i garnei di uva. Fe boggere un fiatin il tutto e sparsare sopra a tutti questi tocchi di anera che vi ho messo un bel piatton grande, tutto il sugo, i garnei di uva. Se non i garnei, pazienza, giusto bel sugo e dopo in fianco una bella pointa fumante, che tutti possano essere generosi dei ciorini e tocciare il sugo. E qua pointa bianca. E qua è come dire a augurarvi buon appetito con un piatto così, da caro Bruno, sì, cosa sì, dici? Sì. Ma ti dimmi una roba, ti in ca adesso che non te fa più certo, grandi eventi. Faccio sì qualche domanda, sì, ma chi mi chiama così sì, per, ma ti in casa ti sei tu attrezzato a fare da mangiare? Diciamo, ho dovuto, care amiche, vi conto il sacrificio che mi ha toccato fare. Mi sono abituato ovviamente a fare a mangiare per tante persone. Quindi spazi enormi, fornelli grandi, cotture molto, molto più veloci, perché la fiamma ti risponde subito, come accendi, ti dà l'attenzione che devi stare lì proprio sopra, perché sennò stai poi bruciare un fondo, eccetera. Ho dovuto imparare. La vostra cucina, quelli che fate tutti i giorni, i fornelli che sono di misura per una famiglia, ed operare quel fuoco che emane il fornello, la fiamma, che è molto più calmo e quindi ci vuole un po' di più attenzione. Un altro modo e ci vuole cucinare. Anche un modo di cucinare, un altro modo di cucinare, un altro modo di dosare, perché capì, a far per quattro persone sei, ovviamente sono capace a realizzare per quattro persone, non è il problema, però ovviamente per due persone mi crea un po' di più difficoltà, però diciamo supero molto egregiamente anche qui. Questo fa onore alle nostre amiche che ci ascoltano, esatto. Perché tu dici siete più bravi di me, ma quanto bravo sei Armando! No. E allora anche oggi penso che siamo arrivati anche oggi a questa alla ricetta. Conclusione, e hai raccontato bene tutto e noi diamo appuntamento alla prossima settimana, bene. Perché sì, siamo giusto? Fine settimana. Bene, siamo bene. Fine settimana. Okay. Tu saresti qui tutti i giorni? No? Io sarei qui, ma alla domenica non possiamo occupare dello spazio che loro. Ma arriveranno a fare allora mandiamo un grande abbraccio ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Ciao, arrivederci. La prossima settimana, Armando. Bruno, grazie ancora. Alla prossima. Ciao.